Cremona non è una piazza come le altre, la maglia grigio-rossa è entrata nell'immaginario di tutti gli appassionati di calcio. E se a dirlo è il vice direttore di Sky Sport, Matteo Marani, c'è da esserne orgogliosi. Un complimento che abbraccia idealmente tutti i sostenitori della Cremonese e nel contempo rivaluta l'immagine della città del Torrazzo, offrendo nuove opportunità e una maggiore visibilità a livello nazionale. Non è dunque un caso che per raccontare il campionato degli italiani Sky abbia creato un evento di presentazione della stagione per ogni neopromossa in Serie B. Cornice dell'evento cremonese, il Museo del Violino, che ha saputo coniugare la forza della cultura musicale, simbolo della città, con i valori dello sport più amato. La Serie B, oltre che da Matteo Marani, è stata raccontata da Elenia Moraci, Gianluca Vialli e da Daniele Barone, la voce che racconta anticipi e posticipi. Ma la Cremonese può intanto emozionarci perché la B con Cremona, con Venezia, con Parma, anche con Foggia ritrova piazze che ci sono un po' mancate, perché sono piazze di grande cultura calcistica e non, di grande passione. Io ho visto le immagini della curva nuova anche a livello architettonico dello stadio Zini, una curva bella, piena, bollente di entusiasmo. Insomma, queste sono piazze che possono soltanto far bene al nostro campionato. Cremona, che secondo me non è così fredda come qualcuno potrebbe immaginare a livello calcistico, mi sembra che stia portando e possa portare un bel carico di entusiasmo. Per Cremona i saluti dell'assessore allo sport Mauro Platè, l'affettuoso incoraggiamento di Oreste Perri, presidente regionale del CONI, e gli interventi di Gian Marioli, capitan Brighenti, e mister Tesser, che ha posto l'accento sugli obiettivi della squadra, una salvezza tranquilla e possibilmente anticipata. Prima delle foto di rito, anche un piccolo consiglio da bomber a bomber tra chi ha fatto la storia del calcio passato e chi sta contribuendo ai successi del presente. Cioè, secondo me, quando trovi un attaccante che gioca una bella partita anche senza aver segnato, quello secondo me è quello che fa la differenza tra il grande attaccante e l'attaccante magari meno bravo. Quindi riuscire a fare tutto quello che è necessario fare per portare la squadra alla vittoria, non necessariamente fare il gol è la cosa più importante.